È stato condannato dal giudice Beatrice Alesci a 2.000 euro di multa, oltre a una provvisionale sul danno da liquidarsi in sede civile di 5.000 euro nei confronti del comune di Domodossola, il giornalista Antonio Ciurleo, difeso dall'avvocato Carlo Crapanzano, finito a processo per diffamazione a mezzo stampa. La PM Sveva Deliguoro ha chiesto una condanna a sei mesi. A querelarlo a gennaio 2021 era stato il comune di Domodossola che si è costituito parte civile al processo con l'avvocato Cristian Ferretti oggetto del procedimento un video pubblicato nella rubrica di Ciurleo, l'altra informazione nel quale il giornalista sollevava dubbi sull'idoneità dei partecipanti al concorso pubblico per un posto da istruttore amministrativo alla biblioteca civica. Il concorso era stato indetto nel 2019 e poi si era svolto in due fasi, la prova scritta il 24 ottobre 2020 e l'orale il 28 gennaio 2021. Un primo bando era stato annullato per un vizio di forma.